Venerdì 4 novembre 2022, anno oggi. Tu allora, chi sei? Che bella questa settimana corta, che bella, mi è piaciuta un sacco. Tu chi sei cosa? Tu chi sei? E M, tu? E il B, e questa è sigla! Mi spacco! Dovrebbe essere il balista! Mamma mia, quanto siamo belle, quanto siamo brave! Eccoci! Questo qua comunque dovrebbe essere troppo il ballo dell'estate. Dai, inverno, primavera, autunno e sempre! Dobbiamo fare un trend quest'estate. A posto. Su qualche piattaforma, secondo me trendy. Bella, questa mi è piaciuta, questa mi è piaciuta. Bene, 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 siamo arrivati a novembre. Oh, che bello. Oh, sei carica. Sei carica, aspettavo di vedere qualche mercatino di Natale, ma grazie a Dio non ancora. Bisogna vedere le luci quest'anno. Secondo me quest'anno il comune mi sa che le luci un po' meno, quest'anno un po' meno. A me era venuta l'idea geniale. Ma scusami, al posto di usare le luci con la spina, quindi con l'energia elettrica, ma usiamo l'energia solare. Mi hanno fatto notare che effettivamente d'autunno e d'inverno il sole non c'è tanto. Ma poi voglio vedere tutte le luci di Milano, dell'albero di Milano. Ah beh, l'energia sì, solare, non so se ce la possiamo Vabbè, fare. Comunque era una bella idea, vero? Sì, bellissima, bellissima. Sì, io la proponevo. Ma bando alle ciance, iniziamo con la prima rubrichetta. E questa è la sigla. Sì, sei un po' british. Ok, dai, darling. Allora, la prima posticina del cuore di chi è? Chi è che ci ha scritto? Chi è? Prima ti dico il nome. Sì. Carlotta. Che bel nome, un bel Molto nome bello. Pieno. Mi piace il nome Carlotta. Sì, Carlotta. Ti dà fastidio? Voglio tirarti i calci. Vai, cosa ci racconta Carlotta? Carlotta ci dice... Che? Ciao ragazze. Ciao. Mi chiamo Carlotta e ho 23 anni. Ma sempre così giovane, ma dove sono finiti i 50 anni e 40 anni? Noi non li vogliamo sapere i problemi di quelli. Invece potrebbero essere molto interessanti. Ma se avete 50, se siete un po' più grandicelli, in queste fasce d'età, scriveteci, dateci sapere, perché dovremmo fare un po' appunto capire quelli più giovani, quelli un po' più grandi. Anche perché tra poco secondo me iniziamo a avere i 23 anni che stanno con i 50 anni e viceversa. Sì, è possibile. Quindi i problemi sono generati. Vediamo che problema. Ho da poco iniziato la magistrale e a lezione ho conosciuto un ragazzo che mi interessa. Parliamo sempre, mi trovo bene, è simpatico, mi aiuta con gli appunti. Sto cercando di fargli capire che mi piacerebbe uscire con lui. Cosa fai? Ma non ricevo segnali da parte sua. Non so se non capisca o se non gli interesso. Cosa mi consigliate di fare? Allora, io ti consiglio di metterti una lucina addosso quando passa lui. Mi interessi! Usciamo! Allora, ma i tuoi consigli sono sempre attualizzabili, soprattutto. Esatto, sempre importanti. Ah, cosa posso dirti? Io sono da tanti anni fuori da questo mercato. No, vabbè, secondo me in realtà per far capire che a una persona gli interessi basta entrare nella sua vita, non so come dire. Io infatti direi proprio con una scusa. Non lo so, ripassiamo insieme per l'esame di domani. Oh, oppure... scusa, ti posso chiamare perché c'ho una domanda. Esatto, oppure domani abbiamo l'esame, dai, andiamo a berci prima il caffè o dopo l'aperitivo. L'aperitivo dopo l'esame se l'hai passato, ma anche se non l'hai passato. Soprattutto se non l'hai passato. Esatto, vai a berci su. Quindi... Può essere sempre una bella. A me una sola volta è successa questa cosa, l'università è finita malissimo. Ecco, sempre così. Però ci tengo a dire che non è stata colpa mia, ma colpa delle mie amiche. Perché cosa ti hanno fatto?
ma la, no, la festa di laurea mia sono successe cose, hanno messo un po' troppa ansia questa persona e sta di fatto che lui secondo me si è un po' cacato sotto, ecco, e non è venuto alla festa di laurea. Quindi troverò dei video entra, della tua festa di laurea. Entra nella sua vita. Sì, con una scusa, vai, buttati. Ecco, non diventare una stalker, eh. No, vabbè, adesso cioè, da lì a diventare una stalker hai un nome importante, Carlotta, bello pieno. Quindi, non diventare Carlotta così piena nella vita di questo, ok? Inventa, trova una scusa e buttati. E quindi, next! Senti che bella musica, la senti? Andiamo con la seconda scusa. Stavo guardando, stavo pensando. Quindi scusami, a te ti è mai successa questa cosa? Beh, con compagni universitari sì. Sì, però appunto dell'aperitivo dopo il post esame. È definita bene? Sì, cioè, oddio. Sempre single song, però nei limiti dell'andare bene. Divertente. Va bene, va bene, va bene. Andiamo con la prossima richiesta. Andiamo avanti. Allora, hai avuto un piccolo spoiler della rubrichetta di questa settimana che lo blocca ricordo. Butto sempre l'occhio. Ma soprattutto la cosa che mi ha sconvolto è che M&M non conosca i Take That. Chi sono i Take That? Au. Ma chi sono? Chi sono? Vi secondo giuro. Me nessuno dei ragazzi in redazione conosce i Take That. Proprio zero di... Beh, perché non li conoscevo? Ti dico chi sono. Intanto sono un gruppo musicale definita la prima boy band. Ecco. Ok, dopo i Beatles, ovviamente. Hanno mandato, diciamo, questo... Pop Brit. Quindi britannici anche questi. Insomma, magari i nomi ti dicono qualcosa. Sentiamo. Gary Barrow. Ti dice qualcosa? No. Howard Donald. Ti dice qualcosa? Mark Owen. Sì. Ok. Jason Cringe. Orange, scusa. Jason Orange. Orange. Ma quello che ti dice sicuramente qualcosa è Robbie Williams. Grande, sì. Guarda che belli che sono. Riconosci Robbie Williams? Ma dov'è? Aspetta che lo devo trovare. Riconosci. È quello... Allora, te li dico tutti. Orange. Allora, quello con i capelli biondi è Gary. Ah, io stavo già dicendo Orange perché... Poi, il secondo è Mark. Ok. Il terzo è Owen. Il quarto è Jason e l'ultimo è Robbie. Grande, ma com'era giovane. Sì, allora, se non erro, aveva 22 anni Robbie Williams. Wow, quando ma guarda sono che poche gli facevano, sì, delle robe pazzesche, super sexy. Super fresh. Come si chiama, gli appiccichini del Cioè erano pieni di roba dei Take That. Ma che canzone? Allora, io non vabbè, vediamo, la più famosa è So poi vabbè, no, allora, aspetta, andiamo vai, avanti. Vai, spiegaci. Allora, boy band di maggior successo della storia della musica. Ok. Sì, perché io non l'ho mai sentito. Attività 1990. Ok. Sciolti la prima volta nel 1996 per l'uscita di Robbie Williams. Certo, perché lui per poi andare si è fatto la sua carriera da solista. Beh, quindi ovvio. Nel 1990 Manchester si uniscono e fanno il loro gruppo, i Take That. Prendi questo. Ok. Take That. Ok. Certo. Grazie. 1996 si sciolgono per l'uscita di Robbie Williams. Nel 2005 si riprendono e pubblicano un nuovo album. Sempre con Robbie Williams? Sì, nel 2005? No, nel 2006. E poi un altro nuovo album nel 2008. Nel 2010 torna Robbie Williams. Nel 2011 se ne va di nuovo Robbie Williams. Ah, okay. Lui va e torna. Nel 2014 anche Jason abbandona. E boh, e finisce tutto. E poi finisce. In realtà, insomma, loro come Take That vanno ancora in giro a cantare, che sono rimasti poi Mark, Howard e Gary. Beh, okay. Però poverini, cioè nel senso non poverini, so chi se li caga. Non, non lo so, beh, qualche attempata sì, sicuramente. Vabbè, chiaramente nel 1996 l'uscita di Robbie, che non c'erano i social, raga, non c'erano i social. Come hanno fatto? Ai giornali, telegiornali, Take That, si sciolgono. Ah, diretta su MTV, suggeriscono. Si sciolgono i Take That, 1996. No, 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 no. Io avevo 13 anni e mi ricordo come ora quel momento, come uno dei momenti più tristi della mia vita, dove mi sono messa a piangere. Pensa. Perché si erano sciolti i Take That? Sì, era una roba, un eco gigante. Abbiamo un po' retro, non siamo su MTV.
Hanno interrotto le trasmissioni su MTV. Interrotto le... Ma addirittura, ragazzi, ma quindi erano veramente famosi. Sì, sì, una roba indecente. Cioè, tu qualsiasi quindi... cosa vedessi, qualsiasi spettacolo vedessi, se non mi sbaglio sono state anche a Sanremo, c'erano sti maledetti take that. Ma in Italia sono mai venuti a fare sono qualche concerto? Sono venuti in Italia a fare concerti anche dopo, quando nella reunion, vedi? Ma soprattutto andavano da MTV, quindi okay. MTV che aveva il suo studio, prima o poi faremo anche infatti, questo sblocca ricordo, di lo studio in piazza del Duomo, andavano i take that o le messaggerie musicali che non esistono più. Ma e tu che classi facevi? Avevo 13 anni. Quindi lì alle medie superiori. Erano le medie, minchia, casatissima, cioè... Tutti li amavate. Io amavo ovviamente dal primissimo momento Robbie Williams, sono rimasta comunque una fan di Robbie bene, Williams. Infatti bello, cioè non mi strapperei mai i capelli, ma quel concerto dove lui fa tira su la ragazza dal palco fantastico. E limona di brutto con lei, mi rimarrà per sempre nel cuore. Bene. Vabbè, comunque ti do soltanto qualche numerino. Dimmi. Allora, non si sciolsero subito, ma comunque dal 90 al 96 hanno fatto solo 3 album. Ma in tutto hanno fatto 8 album totali, un live nel 2009, ok, quindi album live, 6 raccolte e 10 tour. Non è poco nell'arco di 30 anni, diciamo. Diciamo che potevano fare qualcosa in più, però. No, però a livello mediatico era una roba. Stasera andrò a ascoltarmi le immaginati canzoni. Immaginati il mashup, perché di quegli anni è anche l'arrivo di If You Wanna Be My Lover. Quindi delle Spice Girls e a un certo punto si uniscono e fanno una canzone insieme. E c'erano anche, se non mi sbaglio, dei rumors che vedevano molto probabilmente, se non mi sbaglio, Robbie Williams con Jerry Halliwell, che era quella con i capelli rossi. Però veramente loro un fondamento gigante di quel tempo lì. Bello. Dopo i Take That sono arrivati i Backstreet Boys, che però conosci un po' di più. Sì. Okay. Non so come mai non li conosco, ma stasera andrò ad ascoltarmeli, andate anche voi. Io vado un po' in crash. Brichette. Questa qui, ma poi l'hai detto proprio in modo così emozionata. Sì, cioè, sì. Caspita. Con gli occhi a cuoricino. Ma tu hai visto che bonazzi che erano. Sì, tanta roba. Dopo di questi arrivano gli NSYNC. Sai chi c'era dentro gli NSYNC? Justin Timberlake. Grande, lui ancora adesso. Tanta roba. Va bene, va bene, andiamo avanti. Quindi adesso facciamo un'altra rubrichetta. La rubrichetta degli sgarri di M&M. Passiamo dalla musica a cose più serie, a perché io serie. Dico le cose serie. Tu dici le cose ufficiali in questo, serie, io invece solo vacca. In questa trasmissione dico cose serie, quindi prendo il mio bellissimo cellulare e vi dico il mio sgamo di stasera. Allora, per tutti voi che... più che altro che lavorate a Milano, quindi stavolta non è tanto per gli studenti, ma sono appunto i fuori sede lavoratori. Ragazzi, vi do un consiglio: prendete il medico di base a Milano. Ole, perché? Per storia di vita vissuta. Da mia esperienza personale vi do un consiglio. Io dopo un anno che vivevo a Milano ancora non avevo il medico di base. E quindi quando ho preso il Covid l'anno scorso è successo il patatrac. Quindi non pensate come ho fatto io. Ah, ma tanto c'è la guardia medica, ah, ma tanto il mio medico nel mio paese di residenza mi dà tutto quello di cui ho bisogno. No, non è così. Quindi vi do un piccolo consiglio. Andate sul sito, che è quello più semplice e veloce, sr.assst-fbf-sacco.it. Magari dopo oppure ve lo mettiamo cercate, nei commenti. Esatto, oppure cercate su internet come cambiare il medico. Ok. Quindi dovete, avere i vostri documenti, ovviamente, ma è importante, non c'è bisogno solo di avere la residenza, ma basta il domicilio, quindi basta che voi lavoriate qua a Milano, comunque studiate, comunque il domicilio, esatto, che avete il domicilio qui. Potete poi scegliere il vostro medico vicino a voi, ma fatelo, ragazzi, perché per me è stato
stata un'esperienza veramente brutta non avere il medico a Milano in quel periodo. Quindi il mio sgamo stasera è: trovatevi, scegliete il medico a Milano. Più che poi vabbè, a casa, che non vi conosce, poi vabbè, vabbè quelli sono. Quello, dopo sono... sta a voi instaurare una relazione con il vostro medico di base. Esatto, ecco. Esatto. O stalkerizzare in alcuni momenti. Ops, okay. Diciamo troppe cose. Ok, andiamo bene, avanti. Prossima con rubrichetta. Che secondo noi è la più top delle rubrichette. Cioè, gli eventi della settimana a cui non andrei. Bene, prendi fiato però, perché io arrivi a questa rubrichetta. Che sono? Vabbè, arrivi a questa rubrichetta e non hai più fiato. Allora, vai. Gli eventi ovviamente anche questa settimana sono deludenti. Come al solito. C'è un sacco di roba bellissima. Però, bellissima, meno bellissima. Male, vuol dire che comunque tu andresti a un sacco di eventi. Andrei, ma non ci andrò molto perché? Probabilmente. Perché no? Hai troppe cose da fare. No, vai. Allora, primo evento. Parto dal primo. Animale. Ti piace il circo? Non sono mai andata. Va bene, allora, comunque all'Idroscalo c'è questo circo No Limits dal 7 di ottobre all'11 di dicembre, quindi siamo nel pieno di questa roba. No Limits, perché è il circo più pericoloso del mondo. Questo però mi piacerebbe, basta che non ci sono troppi animali, perché quello no, secondo me è il più pericoloso del mondo perché fanno cose di salti e cose varie. Comunque all'Idroscalo ci sono venerdì, sabato e il 7 dicembre dalle 17.30 e alle 21, la domenica dalle 15.30 e alle 18.30 e invece da lunedì a giovedì sempre alle 17.30. Vai e ammazzati. Vai, vai, cioè vai, sempre vai. Così. No, non ci andrò, grazie. Poi c'è secondo evento. C'è la fantastica Digital Week, che però dura solo 4 giorni. E diciamolo, se dura 4 giorni non è una week. Non so se siamo, se siamo imparentati con la Digital Week, ma poco mi interessa. Ma comunque è una edizione dedicata al pianeta dal 10 al 14 di novembre. Ok. Al Credomico, però non ne sono sicura. No, vabbè, no, non è il mico, non è il mico. Niente, no. Dalle 10 alle 18. Voi non ascoltate mai i posti di RB, se vi interessano andate su. Poi c'è quello che detesto sempre. Cioè? Tu? No. Okay, no. No. Golosaria. Buono. Ho scoperto che è a pagamento. Ma molti sono a pagamento queste cose. 10 o 12 euro, adesso non mi ricordo qual era il discriminante. Speriamo che diano tanti assaggini. Ma io scusa, se vado lì pretendo almeno di fare un aperitivo. Sì, ma secondo me ce la fai, dai, in sti posti se paghi è perché hai un sacco di assaggini. Ogni stand c'ha le sue cose, sì. Vabbè, dal 5 al 7 novembre, amico. Era quello amico. Ok, grazie. E poi ti piacciono i motori? No. Okay. Cioè, mi piace guidare. Allora neanche tu vuoi venire con non noi. Non so cosa c'è. Perché c'è l'EICMA! Quindi andate tutti a vedere le ragazze che tengono gli ombrellini e vi fanno vedere le motociclette e le biciclette che non potrete mai comprarvi perché è troppo care. Ed è pericoloso. Basta. Quindi scusa, ci andrai? Che hai detto assolutamente venite. No. Mi hai fatto un attimo preoccupare. Ma tu sai che giro di gente che c'è che va all'EICMA? No, ma lo so, ma da tutta Italia poi. Una roba da matti, una roba da matti. Bene. Anche allora, oggi stasera è andata. C'è il nostro evento, eh? Esatto. Stasera c'è il nostro evento, c'è la Bla Bla Night. Che cos'è la Bla Bla Night? Allora, avete 5 minuti sul palco per esprimervi e portare diciamo la vostra passione o comunque un vostro talento, quindi potete cantare, potete ballare, potete disegnare, potete fare tutto quello che volete. Quindi vi aspettiamo a Spazio Umano e alle 9 dovete avere la tessera, se non ce l'avete la facciamo stasera, avete anche un drink in omaggio. Questa è il mio, la mia date. Bene, domani sera vincerà lei il premio. Stasera. Stasera vincerà lei il premio. Questa è già proiettata nel futuro. Ragazzi, che bello, cioè, che io bello. Sono sempre troppo avanti. Troppo avanti, così avanti che sempre indietro. Bene. Okay, allora, la scorsa settimana ci eravamo lasciate con una strepitosa domandella. Che vi dico. Aspetta un attimo. Bella. Ok, qua avevamo un foglio. Te la ricordo io. La domandella era: colazione o merenda? Cosa hanno deciso gli altri? Gli altri, stavolta hai vinto tu.
Cioè? La colazione, il 62%, il 38% la merenda. Io ho votato la merenda, ovviamente. No, non si può vivere senza una buona colazione. Ricordatevi questo, che è il tasto più importante della vostra giornata. Non sono d'accordo come sempre, ma la domandella di questa settimana è, rullo di tamburi, tu preferisci la moka o il caffè in capsule?